Bentornati ragazzi sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. In particolare però benvenuti in questa nuova recensione, dato che l'altro giorno appunto mi è arrivato un bel pacchettino da Mario Magic Store in cui ho trovato anche un mazzo che è quello che recensirò appunto oggi. Per chi non conoscesse, Mario Magic Store è il negozio di fiducia appunto che utilizzo io per i miei acquisti magici, in cui potrete trovare libri, mazzi di carte, effetti, DVD, di tutto in pratica, e di cui ovviamente vi lascio il link in descrizione. Considerate che se non avete mai acquistato da Mario Magic Store vi potete trovare i prezzi migliori e più onesti sul mercato. Inoltre, con il codice sconto FTMagic19 potrete avere un ulteriore 15% di sconto su tutta la roba che comprate. Quindi io, fossi in voi, ne approfitterei, perché c'è anche il mazzo che andiamo a vedere oggi. E il mazzo in questione è il Copag 310 Slimline. Ve l'avevo accennato su Instagram, questa non è la vecchia edizione ma è la nuova edizione, più sottile il mazzo, più rigido anche, e ero curiosissimo di provarlo. L'ho provato per praticamente un giorno e mezzo di fila, quindi sono pronto a darvi il mio onesto parere a riguardo. Ne vale la pena spendere 5 euro su questo mazzo piuttosto che su un Phoenix, piuttosto che su un Bicycle, oppure no? Vediamolo insieme in questo video. E ragazzi, eccoci qua a parlare di questo nuovo Copag 310 Slimline, a partire dalla scatolina, che non cambia molto dalla scorsa edizione delle Copag. Vediamo che abbiamo la scritta, la data a partire dalla quale vengono prodotte queste carte. Il numero 310 sta per 3-10, cioè 3 ottobre, che se non sbaglio è stata la prima data di rilascio di questo mazzo. E fondamentalmente la scritta Playing Cards in fondo, la finitura sul lato è la B9 Finish, Regular Index Poker Size dall'altro lato, e dietro cominciamo a vedere il dorso delle carte. Vediamo tutta una serie di aggeggini, di disegnini in bianco su sfondo rosso. Vediamo un attimino dentro se rispecchia il colore. Come potete vedere, il colore è perfettamente rispecchiato, anzi forse mi piace un po' di più quello originale del mazzo, dato che è un pochino più chiarino. Fondamentalmente questo è il dorso delle carte, queste sono le carte appena le tirate fuori dalla scatola. In realtà avrebbero anche una plastichina che le tiene insieme, come appunto fanno sempre quelli della carta mundi. Il disegno del dorso sinceramente a me piace, abbiamo questo fiore in mezzo, tutta sta roba complicata a contorno, diciamo così. E però ci sta perché è abbastanza semplice nel complesso, è un buon colore, quindi può essere benissimo utilizzato come mazzo standard secondo me. All'interno del mazzo trovate due Joker identici, vedete, sono questo pagliaccio, questo clown con la scritta Copag. Devo dire che mi piacciono un sacco questi Joker perché sono semplici ma belli colorati, belli anche disegnati bene, e niente, sono perfettamente uguali. Credevo ci fossero appunto delle rivelazioni, qualcosa, invece no. Poi oltre a questo trovate una carta gaff, che è una doppio dorso, sempre utile, lo sapete che io le amo le doppio dorso. E poi abbiamo i quattro assi con al solito l'asso di picche leggermente più grosso e con la scritta Copag all'interno. Cominciate già ad apprezzare i semi e gli indici delle carte, che sono leggermente diversi da quelli a cui siamo abituati, come del resto sono diverse le figure. Vedete, sono disegnate proprio in una maniera più particolare. Ora ve ne prendo qualcuna, qua giù abbiamo il K di quadri, il Jack di fiori. Vi rendete conto anche delle restanti facce, insomma dei numeri, perché fondamentalmente sono standard, sono regolari, si capiscono benissimo. L'unico problema è che secondo me l'indice è un po' troppo grosso, ecco, un po' troppo, come se fosse in grassetto pesante, ecco. Io vi dico la verità, continuo a preferire le facce del mazzo classico, ok? Questo è un Bicycle. Vedete come sono in qualche modo comparabili, però non lo so, sono troppo abituato a queste. Alla lunga, vi dico la verità, non mi dispiacciono neppure queste della carta mondi, quindi è tutta questione di abitudine, perché poi sono comprensibili entrambe.
Per il design mi manca solo da parlare del bordino che permette appunto di fare dei ventagli molto molto interessanti non essendo né troppo grosso né troppo fine. Però parliamo appunto della qualità del mazzo che sicuramente è l'argomento clou del video che interesserà la maggior parte di voi. Come va questo mazzo? Sinceramente va alla grande. Nei primi 10 minuti quando l'ho tirato fuori dalla scatolina ho detto no, non posso neanche recensirlo fra un po' perché è troppo diversa questa qualità di carta rispetto a quella a cui sono abituato, ok? Quindi pensavo di doverle bocciare malamente, ma dopo un po' che le ho utilizzate mi sono piaciute sempre di più. Ma sapete per quale motivo? Perché sono molto meglio rispetto, almeno secondo me, rispetto per esempio alle Court, non so se le conoscete, sono un mazzo prodotto dalla Illusionist e stampato sulla stessa carta di queste, però con una finitura diversa evidentemente. E sapete perché mi piacciono di più queste? Perché sono più sottili. Di solito i mazzi cartamundi sono almeno 3-4 mm di spessore in più rispetto a queste. Guardate, ve lo confronto con un bicycle per capire lo spessore e per capire che, come potete vedere, è praticamente paragonabile questa volta, mentre nella scorsa edizione erano molto molto più spesse. Quindi anche in questo secondo me hanno fatto un ottimo lavoro quelli della cartamundi. Per non parlare poi della stock della carta, perché fondamentalmente gli altri mazzi cartamundi, appena facevo per esempio una spring, si piegavano malamente. Questa qualità di carta è più rigida e più resistente rispetto a quella precedente. Quindi non so che cosa abbiano cambiato, però non solo le carte sono più sottili, ma sono anche, secondo me, più resistenti e di qualità migliore. La particolarità di questo mazzo, da un punto di vista qualitativo, secondo me, è la loro scorrevolezza, che però è un'arma a doppio taglio. E mi spiego, queste carte qua ragazzi scorrono sempre, cioè ragazzi io le sto usando da tanto ininterrottamente e non smettono di scorrere, guardate, c'ho ventagli, non hanno mai clampato, non hanno mai dato problemi, però è a doppio taglio questa cosa qua perché fondamentalmente se io ho da fare per esempio una doppia presa non hanno la stessa tenuta, diciamo così, di un mazzo Bicycle, ok? O di un mazzo USPCC. Sono un po' più scivolose, ok? Rispetto agli altri. Vi faccio vedere al volo un Faro Shuffle, che è stato argomento di discussione per lo scorso mazzo. Faro Shuffle, potete già notare, quando cominciate a fare i primi faro con questo mazzo, che non è tagliato tradizionalmente il mazzo, per cui anziché spingere con il mazzetto dall'alto verso il basso, dovete fare il contrario, dal basso verso l'alto. E questo è il risultato per tutti coloro che dicono no, i faro shuffle con la carta mundi non vengono. Guardate un po', faro perfetto, lasciate perdere che ho preso una carta in più con il mazzetto di destra, però il faro viene perfettamente, vi dico solamente che è questione di abitudine. Non lasciatevi fregare da chi vi dice no e non vengono qui e là, no, è questione d'abitudine. Guardate, ve lo faccio un altro al volo cercando di essere il più preciso possibile. Ok, olè, sbagliato di una carta, ma come al solito non credo sia colpa del mazzo, l'ho fatto molto più veloce rispetto a prima. Quindi qualità ragazzi stra approvata, non è perfetta, è un pochettino più strana rispetto a quello che uso sempre, però ci sta davvero tantissimo. Quindi dovendo dare una valutazione a questo mazzo darei un bel 8 più per il design, perché comunque sia è molto molto carino, soprattutto per un mazzo standard, i disegni sono belli, i joker sono ben fatti. E per la qualità del mazzo direi un bel 9 meno, quindi in totale valutazione complessiva, considerando anche il rapporto qualità-prezzo del mazzo, direi un 8,5. Bene ragazzi, ma alla fine la vera domanda è, ce l'hanno fatta le Copag 310 con un bel 8,5 come voto finale a scalzare dal mio uso quotidiano le Bicycle e tutti i mazzi quindi della USPCC? Ovviamente no, perché per quanto mi siano piaciute, per quanto siano veramente veramente di ottima qualità,
Non possono sostituire questo, non potranno mai sostituire questo perché ci sono troppo legato, perché ci sono troppo abituato ad utilizzarlo, ma sicuramente possono affiancarlo, quindi sostituire no, affiancare però sì, e vi consiglio caldamente di provarlo voi stessi con le vostre mani, perché solo provando questa qualità sarete in grado di capire anche se vi piace o meno. Ecco perché insieme al sito Merio Magic Store vi lascio in descrizione pure la pagina da cui acquistare questo mazzo di carte. Lo trovate al prezzo di 5 euro, con il mio codice sconto lo pagherete solamente 4,25 euro, se non ho fatto male i conti, e secondo me li vale tutti, quindi lo pagate praticamente come un mazzo di Phoenix. Provatelo! Io non ho altro da dirvi, se il video vi è piaciuto mettete un like, fatemi sapere con un commento se il video vi è piaciuto e se vi piace il mazzo in questione, se lo avete, lo avete provato, lo volete provare, insomma tutto quello che volete me lo potete scrivere nei commenti. Se non siete ancora iscritti ovviamente iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati con le prossime novità, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!